qualità del latte e sostenibilità della filiera produttiva. Due concetti che al centro Tori di Valle Vecchia, la Brusta di Caorle nel Veneziano, all'interno dell'azienda sperimentale di Veneto Agricoltura, dove ci sono le stalle e i laboratori dell'Istituto Veneto per il miglioramento del patrimonio zootecnico, sono applicati da 10 anni. Una visione che oggi rende questo centro un'eccellenza veneta. 4 esemplari di toro di razza frisona sono i primi a livello europeo per qualità del profilo genetico del seme per la riproduzione di vacche da latte. Una produzione di circa 1.200.000 dosi all'anno di seme che riforniscono gli allevatori di 55 paesi del mondo: Giappone, Cina, Pakistan, Turchia, America, Nord Africa, oltre all'Europa. È completamente cambiata la visione. Una volta la genetica diciamo ordinaria era quella che andava sulla quantità di latte, adesso si guarda la qualità del latte, la capacità dello stesso di trasformarsi in formaggi e il tutto tenuto in allevamenti sostenibili. Ci vogliono animali che davanti a una sostenibilità di vita producano bene ed è questo il motivo per cui è un'eccellenza ed è questo il motivo per cui è un'eccellenza in mano al pubblico. Ogni cittadino del Veneto è proprietario di questa azienda, dobbiamo essere chiari, ed è così che si riesce a ottenere questi risultati, perché non si guarda solo all'economicità della genetica, ma si guarda alla qualità della genetica. I soggetti vengono portati qui, all'età di un anno circa cominciano le prime raccolte di seme, materiale seminale, seme che viene trattato nel nostro laboratorio. Trattato significa raccolto, analizzato, controllato tutto l'aspetto sanitario e la concentrazione e salute degli spermatozoi. Una produzione sostenibile implica necessariamente attenzione per gli animali. Certo, tutto l'ambiente del settore della produzione lattiero-casearia ha recepito in pieno i nuovi messaggi della sostenibilità ambientale. Noi questa cosa, per nostra mission, queste cose dobbiamo capirle almeno 10 anni prima, per cui in questo è fondamentale la collaborazione ad esempio con l'Università di Padova e quindi noi selezioniamo sia per quelli che sono diciamo gli obiettivi classici ma anche per quelli che riteniamo possano diventare gli obiettivi del prossimo futuro. Ad esempio il contenimento delle emissioni è un altro degli obiettivi che noi stiamo perseguendo. Siamo appena all'inizio da un punto di vista genetico, però è un percorso che stiamo già seguendo. Lo stiamo già seguendo da un punto di vista della gestione dell'allevamento. Noi usiamo degli accorgimenti nell'alimentazione dei tori che ci hanno permesso di ridurre le emissioni di metano e CO2 enteriche del 40%, cioè in questa stalla qua gli animali producono il 40% in meno di metano e CO2 rispetto alle stalle normali, diciamo. Miura è un toro di razza frisona che vale 1 milione di euro, ha il profilo genetico top in Europa. Cioè lui è diventato il numero uno perché prima degli altri ha messo insieme tutti questi aspetti genetici, quindi buona produzione ma non esorbitante, e soprattutto molta qualità, molta salute, molta sostenibilità. Ma non c'è solo Miura nella classifica internazionale, ce ne sono altri 3 Gold con Miura. Allora, abbiamo diverse classifiche. La classifica ufficiale italiana si chiama GPFT, in questa classifica abbiamo i primi 4. Poi c'è una classifica che si chiama IES, che vuol dire Indice Economico e Sostenibilità, nella quale abbiamo i primi 8 della classifica, giusto perché questa è stata proprio il nostro focus e il nostro obiettivo. Il centro, in collaborazione con l'Università di Padova, ha creato Procaseus, un indice per misurare la qualità del latte partendo dai tori riproduttori grazie ad un chip genico che predice l'attitudine casearia del latte di un bovino.